Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Da quanto tempo non parlo ad una camera? Per voi naturalmente sarà passato neanche una settimana dal mio ultimo video. Beh, sappiate che io invece ho dedicato più tempo e avevo registrato più video e quindi ho programmato tantissimo per dedicarmi a dei miei progetti personali e al lavoro. Ma oggi sono qui perché voglio parlarvi di una cosa che utilizzo quotidianamente tutti i giorni ed è il mio zaino tuttofare. Perché voglio parlarvene? Beh, perché di partenza questo zaino è uno zaino fotografico. Nasce come zaino fotografico, viene venduto come zaino fotografico e sì, state vedendo un set completamente diverso dietro, un'immagine completamente diversa, io sento che si stanno scollando i LED. Questo sarà fonte di ne parleremo di tutto questo in un video separato dove vi farò vedere come ho allestito questa postazione in casa, perché al lavoro non potevo riuscire ad allestire una postazione fissa e potermici dedicare. Se c'è una cosa che utilizzo quotidianamente tutti i giorni è il mio zaino. Io cammino sempre, una volta camminavo con la 24 ore, con la borsa, con la valigia, però a un certo punto della mia vita ho cominciato a lavorare, a portare con me tutti i giorni uno zaino. Perché? Perché con me porto sempre tantissime cose differenti, dall'iPad ai caricabatterie, a una macchina fotografica, un microfono, insomma ci sono tantissime situazioni e tantissime esigenze differenti per il quale io utilizzo un determinato strumento oppure no. E c'è uno, io ho comprato zaini a morire, davvero tanti, io ho speso tantissimi soldi in zaini, anche in quelli proprio fotografici dedicati solo alla fotografia, fino a che poi non ho trovato il mio zaino ideale. Sono ancora alla ricerca di una messenger perfetta, probabilmente l'ho trovata, ma ne parleremo più avanti. Quello che voglio farvi vedere oggi invece è il mio zaino che utilizzo quotidianamente, quindi il mio zaino tuttofare, elegante da lavoro, lo porto anche con me quando esco, poi lo lascio in auto, oppure lo zaino che porto con me proprio quando vado sui set o quando vado a fare una produzione, un sopralluogo, qualcosa, perché nasce come zaino fotografico, ma è talmente bello che io lo utilizzo come zaino di tutti i giorni. Questo. Vediamo un po' se si vede. Si vede. Questo è uno zaino della Peak Design. Peak Design è un'azienda che produce tutta una serie di accessori per il mondo fotografico e video, quindi dedicato a quel mondo lì, e ha prodotto questo zaino che si chiama Everyday Backpack, una cosa del genere. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, che proprio dal suo nome deriva il fatto che è uno zaino per tutti i giorni da utilizzare, ma nasce come zaino prettamente da lavoro fotografico, ma può essere tranquillamente trasformato. Perché vi dico questo? Allora, prima di tutto perché l'ho scelto? Io ho comprato tantissimi zaini nel corso della mia vita e nessuno mi ha mai convinto al 100%. C'erano quelli che dopo un mese si slabbravano, il tessuto non era propriamente rigido, altri invece che si strappavano, altri che una volta bagnati non riuscivano ad asciugarsi oppure sapevano sempre di umidiccio, altri che io sono un tipo abbastanza non sbadato, però con lo zaino non ho tantissima cura, quindi li sbatto avanti e indietro, oppure utilizzo la maniglia superiore, mi si stracciava la maniglia, o non erano comodi alla spalla, o mi facevano stare troppo, insomma tantissime di queste funzionalità io non sono mai riuscito a trovarle in nessuno zaino economico che ho comprato, e per economico intendo anche 70-80 euro, fino a che non ho trovato lui. Io a lui lo avevo sempre scartato tra virgolette per il suo costo, mi sono sempre tenuto più sotto proprio perché non ero mai sicuro di quello che utilizzavo. Infatti lui oggi ha un costo di circa 250 euro, ma quando l'ho preso io l'ho pagato quasi 300 euro. Vi lascio qui sotto in descrizione un paio di link, non solo di Amazon ma anche un paio di rivenditori, per esempio il rivenditore dove l'ho preso io, che si chiama Fotoema, che ne ha a disposizione tantissime e tantissimi altri modelli. Ora, perché voglio farvelo vedere, perché ve ne voglio parlare? Può sembrare nuovo, ma ha un anno di vita e io l'ho completamente sbattuto ovunque, non si è graffiato, non si è sporcato, è comunque stato sotto acqua, sotto pioggia, buttato in auto, sul terriccio, sullo sterrato, insomma un po' ovunque. Vi ripeto, non l'ho trattato benissimo ed è fantastico proprio per questo. Quello che mi fa impazzire è questo sistema di chiusura che ci dà accesso al vano superiore, vano abbastanza capiente, che
se non voglio dedicarmici più tanto tempo, lascio cadere e lui con una calamita si aggancia. Ma con questa calamita può essere anche semplicemente sganciato tirandolo. Nel momento in cui vogliamo letteralmente chiuderlo, il nostro zaino, ci basterà tirare questa linguetta, partirà un gancio e una volta lasciato questo si aggancerà al primo gancio disponibile. Così facendo, per aprirlo dovremo sganciarlo nuovamente. Quindi abbiamo questa doppia chiusura, una abbastanza veloce, che per esempio mi capita di dover prendere una cosa quando ce l'ho qui in casa o in ufficio, quindi lo lascio cadere e mi si chiude. Altrimenti quando sono in giro mi basta tirarlo giù e questo mi si aggancia e non si apre. Questo è fondamentale. Poi ha un solo vano all'interno, un enorme vano, questo se non sbaglio è 20 litri, una cosa del genere, vi lascio tutte le informazioni qui sotto. Ha delle fantastiche tasche laterali molto grandi, capienti, perché hanno un elastico, ne ha una a destra e una a sinistra, entrano tranquillamente cavalletti, cavallettini. Io per esempio utilizzo una tasca per la sigaretta elettronica perché la porto sempre con me. Ha un enorme vano dietro, porta tablet, porta computer, cioè ci entra anche il mio 16 pollici, il MacBook Pro, e poi ha un vano sopra dove io ci infilo tutti i miei cavi, cavetti, le AirPods, una cover di ricambio, pennette USB, adattatori e quant'altro. Tutto questo. Poi c'è il vano più grande, che è quello lì interno, che da quale si accede dall'alto, ma si accede anche da queste due ali laterali. Infatti ha delle ali laterali che si aprono completamente e vi danno accesso totalmente al contenuto. Quindi vi danno accesso a tutto lo spazio disponibile. All'interno ci sono questi fantastici divisori. Io per esempio ho diviso il mio zaino in 4 scompartimenti, in 3 scompartimenti, si può fare e nasce in 4. Basterà spostare queste alette, praticamente con lo strappo si spostano nelle posizioni desiderate. Nel primo scompartimento tutte le cose personali, quindi che possano essere le chiavi, il portafoglio e quant'altro. Nel secondo io porto con me un microfono. Un po' strana come scelta, ma in questo periodo sto portando con me un microfono e ce n'è una ragione, poi ve ne parlerò. Ma altrimenti questo vano lo utilizzo per portare la macchina fotografica. Particolarità di questi vani è che possono essere chiusi con questa aletta, così che diventa uno scomparto a tre, perché questa aletta esiste sia da questo lato che dall'altro. Quindi o si ha un solo vano enorme nel quale infilare cose, oppure si può infilare una cosa da destra, una da sinistra, una al centro, si chiude l'aletta e così facendo rimane questo spazio ed è fantastico. Stessa cosa per la parte di sotto, che in questo momento ho completamente vuota. Ma non è finita, perché in queste ali laterali ci sono altri scompartimenti davvero ben organizzati, dove per esempio qui ho un power bank, un paio di cavi, uno per l'iPhone, un altro per USB-C. Ragazzi, non c'è tantissimo da dire su questo zaino. È impermeabile, ci sono delle funzioni che io scopro volta dopo volta. Se non sbaglio, qui sotto dovrebbe esserci una corda per poterlo attaccare, qualcosa davanti, tipo il cavalletto. Poi, essendo Peak Design, ha tutti quegli accessori, ha tutti quegli agganci dedicati al mondo della Peak Design. Peak Design, per chi non la conoscesse, è l'azienda che produce le tracolle per le macchine fotografiche con il bottone, quello sganciabile velocemente, rapido. Poi maniglia sopra, maniglia a sinistra, maniglia a destra, dei comodissimi braccioli, e vi ripeto, sono comodi, ne ho provati davvero tanti. Perciò vi dico che lo zaino perfetto probabile esiste ed è questo. Fantastica cosa, e voglio mostrarvi subito, sempre della Peak Design, con lo stesso design, stessi materiali e stesso concept, realizzano anche delle punch, delle piccole punch, al quale non riuscivo a dare una connotazione ben precisa. Questa è davvero piccola, potrebbe entrare tranquillamente nello zaino, ma io la utilizzo per portare hard disk. Infatti qui dentro ci sono tutti i miei hard disk con cui lavoro. Uno, due, ne ho altri due qui, un altro lì sotto. Insomma, ho comprato questa ponce. Questa costa davvero poco, per esempio, costa 30-35 euro. Costruita nello stesso materiale, quindi può andare tranquillamente sotto l'acqua, non si graffia, non si sporca. È davvero realizzata benissimo. Io sono davvero molto contento di questa scelta e di aver scelto questo tipo di prodotto. Non mi sarei mai aspettato, quando l'ho acquistato, di esserne così grato, tant'è che sto pensando di comprare un altro per conservarlo, perché quando questo qui un giorno si romperà, perché prima o poi si rompono, ne avrò già un altro di scorta. Non so se aspettare o comprarlo già un altro, ma sono davvero 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 soddisfattissimo. E questa è la versione da 20 litri, se non vado errato, e c'è anche la versione da 30 litri, che è un pochino più grande. Infatti la 30 litri la consiglio per chi vuole utilizzarlo come zaino fotografico.
Io che lo utilizzo come zaino per tutti i giorni, 30 litri forse è un pochino troppo grosso, 20 invece è davvero la misura perfetta. Insomma amici, io spero che questo breve video dedicato al mio zaino che utilizzo quotidianamente vi sia piaciuto e soprattutto vi abbia aperto un mondo, perché per chi deve scegliere uno zaino è sempre molto complicato, uno zaino che possa andare bene per qualsiasi cosa. Io questo l'ho trovato comodissimo per praticamente tutte le esigenze. L'unica esigenza che, almeno per come lo utilizzo io, non va bene è quando per trasformarlo completamente in uno zaino fotografico, perché io con me comunque devo portare sempre una serie di cose personali che io odio tenerle in tasca, come il portafoglio, le chiavi e così via. Per esempio io utilizzo la sigaretta elettronica, da qualche parte dovrò pur metterla, quindi se recupero dello spazio per questi oggetti personali, lo spazio dedicato all'ambito lavorativo diventa davvero poco. Oddio, poco, più di mezzo zaino, però a volte forse non c'entra tutto, e quindi ho il mio zaino fotografico che vi ho già parlato in un altro video. L'unica differenza è che è cambiato il contenuto, ma di quello ne parleremo in un prossimo futuro. Insomma, cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete delle domande potete lasciarle qui sotto nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente in un nuovo video.